Vediamo adesso le varie unità di misura della pressione perché sono diverse. Questa, il Pascal, è l'unità di misura del sistema internazionale e anche l'atmosfera l'abbiamo già vista, circa 101.300 Pascal. Ma poi ci sono il bar e il torr, cioè il millimetro di mercurio. Queste diverse unità di misura della pressione vengono utilizzate in contesti diversi. Per esempio, in meteorologia si usano i Pascal, o meglio gli ettopascal, cioè le centinaia di pascal. Molto spesso vengono utilizzati i millibar, cioè i millesimi di bar, sempre nella meteorologia, mentre i bar sono utilizzati per misurare la pressione delle gomme delle macchine. Invece, per esempio, i torr o millimetri di mercurio vengono utilizzati per misurare la pressione sanguigna. Vediamo come sono definiti il bar e il torr. Il bar per definizione è 100.000 pascal. Questa unità di misura è stata introdotta per fare conto paro, in quanto la pressione atmosferica è poco più di 100.000 pascal, e infatti è il valore di un'atmosfera, però per far conto paro, invece di 101.300-325, uno prende direttamente 100.000 e lo chiama bar. Quindi il bar e l'atmosfera sono unità di misura molto simili, con l'atmosfera 101.300 pascal che è appena superiore al valore di un bar che è 100.000 pascal. Invece il torr, in onore di Torricelli, detto anche millimetro di mercurio, è la pressione esercitata da una colonnina di mercurio alta un millimetro. Questi sono i vecchi misuratori di pressione arteriosa che funzionavano a mercurio. Questo è il mercurio dentro questo tubicino graduato e ogni millimetro è appunto un millimetro di mercurio. Lo stesso, un millimetro di mercurio, così che la misura della pressione viene immediatamente ricondotta a una misura di altezza. Se noi diciamo che la pressione è 131-132 in questo caso millimetri di mercurio, vuol dire che l'altezza di questa colonna è di 132 millimetri, cioè 13 centimetri,2. Quindi misurando l'altezza si ha direttamente il valore della pressione. Qua la pressione invece è superiore ai 200 torr, 200 mm di mercurio. La comodità di utilizzare i millimetri di mercurio è proprio quella di convertire immediatamente una misura di altezza, in questo caso sono 760 torr, 760 mm d'altezza, 76 centimetri, convertire questa misura di altezza in una misura di pressione diretta, quindi 760 mm. L'altezza diventano 760 mm di mercurio, la pressione qua giù. Ora che abbiamo definito le varie unità di misura della pressione, c'è da imparare a fare le equivalenze per passare da una all'altra.